Adesso è il momento dell'ultima, la sedicesima candidata, Stefania Taras. Quindi chi mi conosce sa qual è la mia formazione, la mia preparazione politica, però oggi non voglio parlare di me, ma delle motivazioni che mi hanno spinto ad aderire al progetto di Lungoni Adesso, soprattutto perché riconosco a Stefano e a tutti quelli che sono stati nella maggioranza un importante patrimonio di conoscenze e esperienze che stanno all'interno di questo progetto. Ma anche perché con i miei nuovi compagni sento un forte carattere di rinnovamento. Sul rinnovamento dei metodi decisionali vorrei soffermare il mio intervento, perché credo che il metodo sia importante quanto il fine. Oggi la società globalizzata della quale facciamo bene o male parte tende alla litigiosità e quindi è priva di terreni comuni ai quali richiamarsi per condurre il conflitto verso accordi condivisi. Cosa voglio dire? Che ognuno sta nelle proprie posizioni senza cercare nessun dialogo. Di conseguenza è necessario invece un nuovo approccio, un superamento di quello che è il modello democratico sul metodo della pianificazione strategica e dell'approccio del confronto creativo, che sono strumenti in grado di far prendere delle decisioni che sono condivise quasi totalmente dalla popolazione. Questo è importante perché possono cambiare i governi di un comune, però la traiettoria deve essere sempre la stessa, quindi non dobbiamo prescindere dall'obiettivo comune che dovrebbe essere il benessere diffuso. Quindi il progetto strategico di sviluppo che è appena accennato per questioni appunto di brevità nel programma è un progetto sicuramente che è a medio lungo termine, quindi si parla di 10-15 anni, che coinvolge le università, soprattutto le università sarde, con i ricercatori che possono essere sociologi, urbanisti, economisti, eccetera, che in collaborazione con l'amministrazione, però anche con i cittadini che devono sentirsi responsabili, si confrontano quindi e riflettono sulle politiche, sulle dinamiche istituzionali, culturali, economiche, ambientali del territorio. La comunità sociale di Santa Teresa ha la necessità di individuare strategicamente, in modo condiviso, nuove e più adeguate modalità di intervento, quindi che sappiano fornire una solida base di rilancio dello sviluppo economico, sociale e culturale del suo territorio. I saperi e le conoscenze presenti che ci sono a Santa Teresa appaiono in questo momento frammentate e disperse, quindi serve il piano strategico, serve anche per ricomporre tutta questa energia sparsa. Il piano strategico è un documento programmatico che disegna le tappe di sviluppo del territorio ed è finalizzato a coinvolgere e unire tutta la comunità nella riflessione del proprio presente e soprattutto del proprio futuro. Lo sviluppo deve rispondere alle necessità, ai bisogni e ai problemi delle persone che vivono in quel determinato luogo, ecco perché devono essere gli attori principali. L'amministrazione avrà però il compito e la responsabilità di elaborare una sintesi e realizzare delle azioni. Il processo di definizione della visione strategica dovrà quindi partire dai temi ritenuti fondamentali dai cittadini. Beh, a Santa Teresa può essere uno dei tanti il turismo, o forse il primo, che è alla base dell'economia di Santa Teresa. Un'economia, quella turistica, che ha come presupposto, se ci pensiamo, la bellezza e l'accoglienza. Credo che ciò che manca sia una sinergia, e qua ci dobbiamo lavorare, tra azioni pubbliche e iniziative private. E manca anche un sistema produttivo integrato, del quale parlava Gian Battista, che faccia in modo che molta della ricchezza prodotta, grazie al nostro bene natura, rimanga sul posto. È necessario quindi promuovere piccole produzioni agricole, la piccola pesca artigianale, le produzioni alimentari e artigianali. È fondamentale dare un futuro certo alle giovani generazioni attraverso la scuola, la formazione e la cultura.
L'amministrazione dovrà stimolare al miglioramento e ad avere livelli elevati di sviluppo che Santa Teresa si merita. Dobbiamo quindi, come detto prima, assegnare una traiettoria di senso, come dice un mio amico. La crisi che stiamo attraversando è anche una crisi culturale, ma non dobbiamo rassegnarci, per cui, lo dico a noi ma lo dico a tutti voi, rimettiamoci in moto, non per rivivere i fasti del passato, che è passato, ma per progettare un futuro nuovo dove lo sviluppo non sia solo economico, ma soprattutto intellettuale, etico e sociale. Per fare questo però bisogna prima di tutto essere e sentirsi comunità, consapevoli di vivere in uno dei luoghi più belli del mondo. Mi impegno quindi in prima persona a portare avanti nuovi metodi e nuove strategie partecipative, anche con l'aiuto di esperti e facilitatori di dialogo tra posizioni differenti. Sembra una cosa complicata, ma non lo è, anche nella pratica. Mi impegno a creare e stimolare sinergie tra pubblico e privato con l'unico e primario obiettivo di produrre tutti insieme benessere e bellezza. Grazie.